Bentornati. Allora, cosa sto facendo? Ma soprattutto cos'è questa roba? Questa roba era una gonna, non mia. Era una gonna che era diventata, credo, larga perché erano state create tutte delle pence, Come si può vedere qui, per andare a stringerla sia qui che ovviamente sull'altro lato, io le ho scucite tutte, ma soprattutto si vede anche qua come il tessuto è stato ripreso, quindi era una gonna che era diventata larga ed è stata man mano stretta. Anche di qua ci sono dei punti dove era stata ripresa. Io ho scucito tutto e vorrei farne un copricuscino. Io non sono in grado di riassemblare una gonna, anche se il tessuto mi piace moltissimo, quest'anno va tantissimo, ma non sono in grado, questa è totalmente smontata, allora ci sono tutte delle parti, c'è tutta una parte che fa tipo da cinturina, un'altra parte, quindi però non l'ho mai buttato via questo tessuto e l'ho messo da parte con l'idea di fare qualcosa per la casa. E quindi oggi facciamo un copricuscino, cioè una federa per i cuscini del divano. Mi piace molto, è bello, è un piedepull, tra l'altro piccolino, non di quelli un po' eccessivi, magari un po' troppo vistosi, che per un tessuto casa magari un po' troppo, soprattutto io non ho niente di così espressivo, diciamo. Vediamo cosa ne esce, perché comunque questa ha già delle cuciture in alcuni punti. Tipo di qua c'è già una cucitura che terremo buona. Questo è il dentro. Qui ho messo degli spilli dove andremo a imbastire una cucitura. Qui tra l'altro c'è anche un taglio, quindi dovrò stare un pochino più bassa e questo finirà dentro perché qui non combacia bene. E questa sarà... Qua c'è lo spacchetto della gonna, come potete vedere. E vedete che c'erano già degli spilli per creare proprio... per sistemare lo spacco. È cucito fino qui, qua adesso toglierò gli spilli e andrò a chiuderlo. E non ho una zip da cucire su questo lato, quindi le opzioni sono due: o facciamo un cuscino che si chiude con dei bottoni, quindi facciamo delle asoline e bottoni, anche tre o quattro, quello che è, o ho quella cinturina. E volendo posso fare una chiusura con dei fiocchetti. Però non è un tessuto che si presta al fiocchetto. Magari i lini, i tessuti estivi, il fiocchettino ci può anche stare. Ma questo tessuto con i fiocchetti non mi sembra azzeccarci niente. Quindi piuttosto preferisco un bottone, come se fosse un po' stile cappotto, diciamo. Allora, non ho mai fatto questo lavoro, quindi può essere che venga una ciofecata totale, ma... noi siamo qui per imparare, provare, giusto? E per inventare, perché poi io le penso, le faccio e poi vedo. Quindi, non lo so, è una prova, vediamo cosa viene fuori. Magari viene fuori una schifezza, dovremmo distruggere tutto e rifare, magari guardare anche un video dedicato a questo genere di cose. Magari viene fuori il cuscino della vita e tanta roba. Bentornati, nuovo giorno, nuova postazione, spero di finire. Ho attaccato, allora ieri ho chiuso tutti i lati, quindi è effettivamente un quadrato chiuso. Ho attaccato il primo bottone, oggi attaccherò gli altri due. Sono bottoni di recupero di un pantalone a cui li avevo tagliati. Dovrò fare gli orli qua attorno e poi, una volta fatto, aprire il buco per fare le asoline dove inserire il bottone. Quindi questo è il lavoro di questa mattina. Vediamo se ce la facciamo. E via.
fatto. Ho finito. Non è perfetto ovviamente, ma mi piace molto. Ultimo bottone inserito. Ho tolto tutti gli spilli. Adesso andiamo a provarlo con un cuscino all'interno, perché questa è la prova del 9. Poi darò una lavata, visto che ho iniziato a sistemarlo, ma era lì da un po', quindi ha bisogno di una sciacquatina. E poi, quando farò il video delle decorazioni autunnali, ovviamente metteremo dentro anche questo, mi sembra il minimo. Andiamo a fare la prova del 9 o la prova del cuscino. Qua. Allora, togliamo questa. Questo è bello cicciotto come interno, quindi ci dirà subito se la nuova federa ha senso e funziona oppure no. Però sono molto orgogliosa di me stessa, ecco. Quando ho iniziato avevo un'idea in testa, non sapevo se sarebbe diventata facilmente realtà, ecco. Però direi che in 2 giorni ce la siamo cavata, ecco. Ecco uno spillo, tra l'altro, che forse è il caso di togliere. È un po' così, ma adesso lo sistemiamo. Chiudiamo i bottoni. Tac, 1, 2 e 3. Qua c'è ancora qualcosa che punge. No. Vediamo di non uccidere gli ospiti o noi stessi. È molto carino. Qua è un po' vuoto proprio il cuscino in quest'angolo. Vediamo se riusciamo a dargli un po' forma. Però dai, magari così. Ah, ok. Quanto è carino. Dai, lo trovo bello. Non perché l'ho fatto io, ma lo guardo da qui, dai, è carinissimo, è super carino. Oppure così, con i bottoncini in alto. O se lo si vuole mettere al contrario, si può mettere così e c'è questa cucitura che era quella dello spacco della gonna sul retro.